Il circolo Acli Pio XII con il patrocinio del comune di Urbagna organizza un incontro per parlare di salute, in particolare delle malattie del tratto gastrointestinale, un argomento molto importante. E siamo con Nazarena Saltarelli, presidente del circolo. Come nasce questa idea di parlare di sanità e di mettere al centro un argomento così importante? Allora, noi come circolo da tanto tempo ci occupiamo di salute, diciamo che fa parte delle attività che portiamo avanti come associazione di promozione sociale. L'argomento è stato scelto questo perché comunque sempre più nei nostri territori abbiamo a che fare con patologie riguardanti il fegato, riguardanti il pancreas, l'intestino superiore e l'intestino inferiore. Quindi è importante che il circolo si adoperi per affrontare anche questi argomenti, non solo il ludico, il divertimento, ma anche le cose importanti. Certo, anche perché i nostri soci sono, diciamo, soprattutto over 50 e per esempio lo stile di vita dei nostri soci è molto importante da curare, perché questo poi fa sì che le certe malattie magari possano incidere di meno nella vita delle persone. Ma parlare di sanità, parlare di argomenti importanti come quello di oggi qui in Urbagna, che cosa significa? Sì, siamo molto contenti e ringraziamo, intanto fammi partire dai ringraziamenti al Circolo Acli Pio XII per aver ideato e organizzato questo incontro. Noi siamo molto contenti di dare un'informazione puntuale. Oggi è al centro dell'evento la gastroenterologia, che credo sia veramente una delle branche mediche più importanti, anche perché oggi insomma abbiamo tutti una vita frenetica e questa in qualche modo va a debilitare anche il nostro fisico, e quindi riusciamo, sicuramente questo è un argomento molto molto importante. Il dottor Maximiliano Giardini qui a questo incontro in Urbagna per portare il suo contributo. È importante perché è importante fare cultura in assoluto, è importante parlare con le persone, è importante raccontare quella che è la sanità oggi ed è importante anche secondo me per rassicurare le persone in questo momento dove bisogno di sanità ce n'è tanto, e quindi indipendentemente dal tipo di patologie, perché poi la gastroenterologia sono tante patologie, è un argomento molto grande ovviamente, adesso io parlerò di alcune, quelle più rilevanti in merito all'endoscopia digestiva più che altro, il dottor Abbatti suppongo che tratterà argomenti più clinici, parlerà di fegato, così mi ha detto, però tutti argomenti rilevanti anche perché hanno un'incidenza molto poi importante sulla popolazione. Il dottor Gianluca Abbatti, ecco, come prevenire e curare queste patologie? È un problema difficile perché le patologie sono tante, sono molto diffuse nella popolazione e la cosa principale è pensare che queste patologie possano esserci, quindi alcune sono completamente asintomatiche, quindi se non si fa l'esame specifico la diagnosi non si può fare, quindi non si può fare la terapia. Altri invece hanno dei sintomi sfumati o che fanno pensare ad altri organi, e quindi bisogna pensare a un collegamento con la gastroenterologia, e in questo caso facendo una terapia per esempio per lo stomaco risolviamo un problema di tosse che non passa da tempo e che prima è stata da altri specialisti, ma dobbiamo pensarci per arrivare alla diagnosi e quindi anche alla terapia. Sicuramente le cose che devono fare preoccupare sono le forme croniche, cioè il fatto che non sia un sintomo passeggero, cioè il vomito di un giorno non è preoccupante, il vomito che va avanti da 10 giorni o 20 giorni o un mese richiede accertamenti, così come la diarrea o la perdita di sangue, sono tutti sintomi che devono fare pensare che bisogna fare un approfondimento. Come molte delle patologie gastroenterologiche diciamo prendono persone giovani, alcune anche i bambini, quindi insomma i pazienti del gastroenterologo hanno età molto varie.